Un italiano che vendeva tappeti a Calcutta mi ha dato l'idea di venire qui. Mi ha detto: per un perseguitato come te c'è solo un posto in cui vivere. Ma in quel posto non si vive. Sulle rocce c'è una donna che tutte le sere guarda il tramonto. Ho perduto tutta la sua fiducia. Tutta. Prima credeva in me. Ormai non posso più crederle. Mai più. Faustine. No. So bene quello che vuole da me. Se le dicessi tutto quello che voglio. La insulterei? Oppure ci capiremmo. Le conversazioni si ripetono. Senza giustificazione. Lentamente. Le parole e i movimenti di Faustine e di Monet coincisero perfettamente con le parole e i movimenti di qualche settimana prima. L'atroce eterno ritorno. Noi rimarremo in questa fotografia per sempre. Ho messo la mano sinistra davanti al ricevitore. Ho acceso il proiettore e la mano è apparsa da sola, che faceva i pigri movimenti che aveva fatto quando l'ho registrata. Non ho quasi avvertito il processo della mia morte. All'uomo che inventerà una macchina capace di riunire le presenze disgregate, faccio una supplica. Mi faccia entrare nel cielo della coscienza di Faustine.